Amici, buongiorno. Riprendiamo la seconda parte della ricetta di zia Lidia, il couscous di pesce in camper, ricordando l'hashtag couscous flash mob organizzato da Custonaci Web. Quindi, quando Lidia mi dà Ci l'ok, siamo, ci ci siamo, siamo. allora mi avvicino a te, leviamo queste brutte parti. Allora, abbiamo già detto Aribongiorno! prima, buongiorno amici, amici, buongiorno, buona domenica. L'avevo già detto prima, il couscous vero non si fa con quello precotto, si fa incocciando la semola con acqua e sale e poi facendola cuocere nella couscousiera per tre quarti, no, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, dipende. Mettendo magari sotto nell'acqua degli aromi cipolla, sedano, carote per fare un brodo In vegetale. camper ci dobbiamo In adattare. camper ci dobbiamo adattare, non ho neanche la couscousiera, quindi uso il couscous precotto, in questo caso è Barilla, ma perché non voglio fare No, promozione promozione a di nessuno. nessuna marca, io quello che ho trovato ho comprato. Quindi sto facendo una dose per tre, io forse sto facendo quasi per quattro persone, anche se siamo di meno, però. Se rimane, si mangia. Se Si fa dovremmo essere bollire tre. l'acqua, si fa bollire l'acqua, si mette il couscous. Vabbè, per questo ovviamente poi seguirete le indicazioni della confezione di couscous che andrete ad usare. Un po' d'olio d'oliva. In questo caso mi avevano detto 80 grammi di acqua per 70 grammi di couscous. Loro dicono che 70 grammi di couscous è la porzione media. Io ripeto, ne ho fatto un po' di più. Si mette l'olio, io ho usato un po' di brodo vegetale. Richiudiamo e spegniamo. Per 5 minuti si lascia riposare il couscous che è dentro l'acqua bollente. Acqua salata e un po' d'olio. Io ripeto, ho usato un po' di brodo vegetale perché almeno viene un po' più saporito e un po' di olio, ovviamente. Nel frattempo che aspettiamo che il Non mi fare questi primi piani Madonna, impietosi che si è un vedono secondo le piano. zampette di gallina, di gallinella come abbiamo messo nel pesce, nel couscous. Allora, il couscous riposa 5 minuti, poi verrà sgranato con la forchetta. Nel frattempo io vi faccio un riepilogo delle puntate precedenti. Questo è il brodino. Ovviamente la patina di olio che si fa è normale, lo sapete benissimo, chi cucina lo sa. Che Ho aggiunto odore! anche le cozze che avevo messo da parte dopo averle fatte scoppiare. Ricapitolando, ho fatto un trito di cipolla, aglio, prezzemolo, pomodorini, erano datterini di Puglia, erano, devo dire che sono buoni, anche se io devo essere sincera, preferisco i datterini dell'amico nostro Carmelo. Del Kenby Karatoys, vabbè, oh, lui li fa là, noi li prendiamo, Permettetemelo. li raccogliamo dalla pianta, Permettetemelo. quindi, però, vabbè. Quindi, trito di cipolla, aglio, prezzemolo, un po' di pomodoro. Io ho aggiunto un po' di concentrato di pomodoro, quello nei tubetti che io tengo nel frigo perché sempre può servire. E ho messo a cuocere il pesce. Pesce da brodo, perché il pesce da brodo dà ovviamente un sapore gustoso al sughetto che andrà poi a bagnare il couscous. Potete usare la coda di rospo, potete usare la cernia, potete usare ciò che più vi aggrada, ma anche un'orata se non avete altro, gliela sfilettate là dentro e buonanotte. Io aggiungo gli aromi, aggiungo oltre appunto cipolla, aglio, pomodoro, eccetera, io metto sia un po' di curcuma, un po' di peperoncino e anche un po' di zafferano. Ovviamente quello poi dipende dal proprio gusto personale, chi abbonda col peperoncino, chi non lo vuole mettere, per carità. È un gusto che deve essere costruito ad hoc per ogni famiglia. Qualcuno aveva scritto: a me non piace il couscous, a me non piace il pesce. Un couscous veramente buono viene anche fatto con le verdure o col pollo. Il couscous si presta ad essere accompagnato a qualsiasi intingolo fatto da qualsiasi prodotto. Quindi con le verdure, per esempio, una cosa semplicissima da fare, lo fa spesso la mia mamma. Mette in forno, in teglia, zucchine, pomodori, cipolla, carote, melanzane, peperoni, patate a pezzetti, tutto spezzettato, lo cuoce bello in forno, bello caramellato, e poi lo amalgama al couscous cotto, fatto solo con un brodo vegetale. È eccezionale, freddo in estate è mondiale. Quindi detto questo, non so se sono passati 5 minuti, tu lo sai se sono No, non li ho passati 5 contati. minuti? Io nel Sapete frattempo se sono passati 5 minuti? vedo tutte le persone che si Qualcuno collegano. di voi sa Salutiamo, se c'è sono Alex, passati 5 salutiamo a minuti? tutti. Ecco,
Ragazzi, siete Io tantissimi, io non spero di riesco. non Un saluto dire a tutti qua. stupidaggini, perché io vado così, Brava. un po' molto Beh, e questo è macchinetta. ovviamente le ricette siciliane. Ciao Lidia, Sono ricette siciliane siciliane couscous di sicuramente. pesce, che ovviamente i padroni per questa cosa sono i trapanesi, Ma tenete perché conto che però. sono ricette siciliane reinterpretate da una camperista Sì. che ama la cucina siciliana, ama la pasticceria siciliana e ama cucinare. E adesso il couscous, dopo credo siano passati 5 Ribadiamo minuti. sempre perché questi per i trapanesi è un oltraggio. Stiamo Sicuramente, usando mamma couscous mia, io immagino precotto Benedetta. e noi non, in camper non possiamo fare Allora, il l'incocciatura, però. couscous va poi sgranato con la forchetta. Il profumo è Lidia buono. sente pure l'odorino, lo so. Allora, Daniele ci dice: sono passati 5 minuti dall'inizio diretta. Grazie, Perfetto, Daniele. grazie Dani, lo vedi quanto sei Anche Fulvio carino? sente il profumo, ragazzi, c'è un Mamma profumo che è mia. fantastico. Io non so se ci sono le ragazze di Camper Infinity, l'app del camperista. Loro quest'inverno sono venute in Sicilia, poco prima di Capodanno, e un giorno eravamo in campeggio insieme ad Avola, e avendo là dell'ottimo pesce a disposizione ad L'abbiamo Avola, fatto. abbiamo fatto il couscous di pesce. Loro lo sanno quanto è buono. Poi certo, giustamente, Allora, i Sander piatti. Cortez ti dice: Lidia, assaggi il couscous, se è pronto lo senti. Alec, poi c'è invece Alex Camper che dice: appena ci vediamo lo vogliamo. Vabbè, Sicuramente, la faremo sicuramente. sicuramente. Da Alex abbiamo fatto quest'inverno sia gli arancini che la pasta alla norma. Poi non abbiamo fatto altro di Mamma mia. siciliano, proprio prettamente Sì, vabbè, siciliano. oh, non Poi è anche reperire le materie prime in inverno non è fatto. Cristian, si è facilissimo. collegato adesso. Ciao Vorrei fare per Cristian. esempio una bella caponatina. Vi faccio sentire. Quindi, L'odore viene da qua, eh? allora, Allora. dopodiché, io non mi so, no, non mi, mi so muovere nei posti piccoli, però diciamo che mi devo un Maria, po' buongiorno. organizzare. Couscous, brava. Couscous, ricordate, appena tutto finito, fate una bella foto. Attenzione, Hashtag che lo metto couscous qui. flash mob. Te lo Postate le metto foto del qui. vostro couscous. È un flash mob organizzato da Custoraci Web. Mamma mia, l'ha buttato, Già? peccato, peccato. È un Ma poco caldo. poco. Diamo l'impiattamento. Brava Non è Maria, un vero e ricordalo proprio ogni tanto, impiattamento, perché comunque. io purtroppo non posso, ho le mani occupate Cosa a devi tenere qua il ricordare? cavallo. Ah. E Maria Castiglione ha ricordato hashtag couscous flash mob, Assolutamente sì, così come è io scritto. diciamo che oggi ho deciso di fare il couscous soprattutto perché gli amici di Custonaci Web avevano, diciamo, lanciato questo Questo flash flash mob mob. che secondo me è uno dei flash mob più belli. No, è più gustosi. È Perché stavo finendo, infatti, perché almeno poi ci delizia il palato. Allora, couscous sgranato abbastanza bene, anche se voglio dire, non è. Chiediamo sempre scusa ai trapanesi, eh? Allora, a Allora. questo couscous va messo questo sughetto. Quando poi verrà servito un couscous che già si è insaporito del sughetto del pesce, cozze, mancano i gamberoni, eccetera, eccetera. Però Vabbè, quello che abbiamo trovato l'abbiamo detto nella va prima servito, parte. io poi vi faccio vedere magari anche la foto finale di quando Certo. verrà messo in, verrà impiattato. Perché verrà impiattato il couscous insaporito, ripeto, da questo sughetto e al centro o laterale o come preferite impiattare un po' di pesce, il pesce perché Ci il vuole. couscous è di pesce. Quindi questo è il mio couscous in camper a Gallipoli Il in couscous di viaggiando quarantena. in camper. Il couscous di zia Lidia di Viaggiando in Camper in quarantena a Gallipoli. Spero vi sia venuta l'idea di farlo, di prepararlo da voi anche in camper o a casa in questo momento. E a presto, alla prossima. E non lo fai lì? Ah, vuoi che lo Ma metta sì, adesso? Sì. facciamo tutto da adesso, così più sta più si Aspetta. insaporisce. E voglio dire, il bello è proprio questo. Voglio Aspetta dire, un secondo, fammi allora, spostare sì, questa così vai. Io continuo a inquadrare così sentono tu puoi l'odore. inquadrare Sentono meglio. l'odore di qua. Io mi metto qua. C'è Lia Campanella. Ciao Lia, ben Ciao arrivata. Lia. Allora, eccolo Mettiamo questo qua. sughetto Facciamo insaporire. che bagnerà ulteriormente ovviamente il couscous. Volevo met non mettere il pesce, però scappa.
Vabbè, Scappò. Che silenzio, anche la senti che musica è silenzio, finita. senti che silenzio. Aspetta. L'odore, ragazzi, vi posso garantire che si arrimina, perché dobbiamo usare i termini giusti siciliani, si arrimina. Ovviamente questo couscous avrà un sapore delizioso, perché se il sughetto che avete fatto col pesce ha preso il sapore del pesce, delle cozze, eccetera, eccetera, gli aromi delle spezie che Ma avete c'era il aggiunto, brodino delle cozze, di cottura delle cozze, se l'ho non sbaglio. aggiunto quando ho Ecco. aggiunto le cozze, si è aggiunto anche il brodino di cottura, come si fa quando si fanno Sì. gli spaghetti alle cozze, alle vongole, il sughetto si A Sander aggiunge. Cortez gli è venuta voglia di farle e lo devi fare. E lo Ciao fai, Massimo, ben mandi arrivato. filmato, video, foto e noi gradiremo Allora, ricordati, sicuramente. quando lo fai, fai l'hashtag couscous flash mob. Questo riposerà ancora un altro Fai una po'. bella foto. Ovviamente più sta il couscous, più buono diventa, perché si insaporisce sempre di più e quindi. Ovviamente quando metterete nel piatto il couscous, magari che so, c'è chi lo mette nei coppa pasta in modo tale da fare un cerchio perfetto, una sorta di tortino di couscous, e magari attorno mettere tutto il resto, quindi cozze, pesce, gamberi, gamberoni, quello che avete messo ovviamente. C'è chi preferisce fare una corona di couscous e al centro mettere il pesce con un po' di brodino, in modo tale che man mano voi riusciate a mangiare il couscous accompagnato dal pesce che avete o sfilettato in precedenza o messo direttamente intero. Questo è piccolo, quindi non credo di poterlo sfilettare prima. Se fosse stato un pesce tipo la cernia, magari un pezzo grosso, si poteva già direttamente spicchiare, sfilettare e servire a tavola direttamente pulito, diciamo, ecco, spinato Volevo farti in una tutto domanda perché non ho punto. capito. Tu poi servirai tutto in un contenitore con tutto il No, pesce dentro e tutte cose? ogni No. piatto avrà la sua porzione di couscous e la sua porzione di pesce con ulteriore Quindi noi sughetto. faremo poi una foto Certo, del di piatto a tavola finito. e lì metteremo l'hashtag couscous flash mob. Flash Flash mob. mob. Ok, va bene. Ok. Quindi noi qua abbiamo finito la diretta per ora di Io, preparazione. se Manca vuoi, solo l'impasto. posso fare una prova di impiattamento per chi. Poi te Non lo lo mangi so. tu freddo, però. No, 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 per carità, io volevo solo capire, così lo diciamo anche ai nostri amici, se Aspettate, chiudiamo la aspettate. diretta qua o se continuiamo Vediamo con se riesco. l'impiattamento. Vediamo se Pensavo riesco a che fare una mettessi tutto cosa in un carina. contenitore. No, tutto No, mischiato non mi no. piace. A me non piace perlomeno. Sai, poi ognuno di noi ha il suo modo di presentare, perché, ripeto, la cucina secondo me Perché c'è l'acqua lì in bocca? è Ti sento bella. come. No, perché avevo sete. Che ne so, io potrei fare anche delle quenelle di couscous. Vediamo se mi riesce, perché poi quando mi guardano non riesco. Fare delle quenelle di Che couscous. sono le canelle? Le Poppetta? quenelle, non sono, ora non essere offensiva. Scusate, io sono l'ignorante del gruppo. Siamo questo gruppo formato da due, da La me e Lidia. quenelle è questa forma, Questa qua. così, con un Aspetta, cucchiaio. Vedi, aspetta che. però si è spaccata questa La per canella. la quenelle. E poi magari mettere, che ti so dire io, un po' di cozze con i totani. Questa è la porzione da ristorante. E magari il pesce messo sopra. Però il pesce se lo prendo così. Ai 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 ai. No. Dov'era l'altro cucchiaio? Non l'avevo preso. Io quante cose sporco in cucina. Non Mamma mia, l'avevo ragazzi. preso. Ma che ore sono? 12 e Perché mezza, non ci ce l'ho siamo qua? quasi pronti, diciamo, si sta avvicinando l'orario del pranzo, devo dire che. Allora, prendiamo il pesciolino, per esempio. Non lo volevo rompere. Vediamo se ci riesco. Dai. Facciamo. No, no. Ai Si ai ai. rompe. Si è rotta la testa, però Si rompe. l'idea potrebbe essere comunque questa. Quenelle con il pesciolino. Magari un fiocchetto di prezzemolo, ce l'ho in frigo, se lo prendo ti faccio spostare, quindi non lo metto, però immaginatelo. Anche un pomodorino, anche una fettina di limone, perché a qualcuno piace con l'aggiunta di limone. De gustibus. Chiudiamo qui? Chiudiamo qui. Va bene. Buona Ragazzi, grazie, domenica, buon poi pranzo.
troverete la foto del piatto a tavola col couscous tutto Se avete completo. dubbi e domande, scrivetemele nei commenti che io fra un po' li riguardo e vi rispondo con piacere. E tra l'altro vi ricordo, se voi fate il couscous, fate, ciao Stefania, fate la fotografia e postatela nei vostri social, però ricordandovi di mettere l'hashtag Hashtag couscous couscous flash flash mob, mob. iniziativa lanciata dagli amici di Custonaci Custonaci Web. Web. Quindi hashtag Couscous couscous flash flash mob. mob. Vi manderemo la foto più tardi del piatto già pronto. Ciao, grazie a Ciao, tutti per buona domenica. l'attenzione. Continuate a seguirci. Lunedì, domani avremo delle cose interessanti nella nostra diretta. Domande nei commenti, vi risponderò se posso. Va Se è bene. possibile, se so la risposta perlomeno. Ciao, buona domenica. Ciao.